Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di come fare nel modo più semplice possibile quando andiamo a suonare in un locale per non farci odiare dagli altri componenti della band, dal pubblico, dal fonico, un po' da tutti praticamente. Ragazzi, noi ci arrabbiamo, però effettivamente a dirla tutta hanno ragione. Pensate di andare a sentire un concerto in cui la chitarra è fortissima rispetto a tutto il resto, non vi darebbe fastidio? O magari la voce, alta di volume e di quelle belle squillanti. Disastro. Ora cominciamo, ma prima ricordati di iscriverti al canale, clicca sulla campanellina così attivi le notifiche, guarda qua sotto tutti i link ai social e andiamo. Allora ragazzi, il primo problema è questo: la cassa da 22 non va bene, quindi la cosa migliore da comprare è questa. E che cos'è? È un convertitore da timpano a cassa. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ok, quindi per prima cosa prendete il vostro timpano. Io gli ho già fatto questi due fori perché non lo uso quasi più come timpano, lo uso praticamente sempre come cassa. Prima cosa, andiamo a girare la cassa dalla parte battente. Oh! Questo arancione è orribile. Poi prendiamo questo, che in realtà è un normalissimo aggancio per tom sospesi, e lo andiamo a mettere sul cerchio nella parte sotto della pelle battente. Prendiamo una chiavetta e avvitiamo. Ora del kit che abbiamo visto prima andiamo a prendere questo e lo mettiamo nel buco qua. Questo, e andiamo a infilare questo buco qua qui dentro. Questo sarà dove aggancia il nostro pedale. Rigiriamo e andiamo a mettere questi due piedini dove di solito mettiamo le gambette del timpano. E la nostra cassa è a posto. Ok ragazzi, per quanto riguarda il pedale, l'ho posizionato, guardate. Ho messo dentro anche una coperta per bloccare un po' il suono. Perfetto. Ok, un problema ce lo siamo tolti e siamo a posto. Ora rimane il problema di tutto il resto della batteria. Secondo me non state a cambiare tutto. Anche perché cosa facciamo? Compriamo dei piatti più piccoli, un rullante che suoni meno, i tom più piccoli, è impossibile. Quindi io mi trovo benissimo ad usare queste. Queste qua sono le tip sticks della AED. Sono delle hot rods. Le hot rods sono composte da tanti legnetti messi una sopra l'altra. Quelli che i chitarristi vi dicono suonate con gli stuzzicadenti oggi. Quelle lì. Però queste hanno qualcosina in più. Oltre che avere questi stuzzicadenti, che questi sono in plastica, di solito sono in legno, hanno anche questa punta in cima. Questa serve tantissimo perché quando si va sui piatti con queste bacchette qua, di solito il piatto non suona per niente. E invece questa punta qua gli dà l'attacco giusto al piatto. Ad esempio il ride. Suona molto meglio. L'unica cosa che dovete ancora fare sulla batteria è sordinare un po' il rullante, cioè farlo suonare un pochettino meno. Quindi io, per non saperne leggere né scrivere, prendo il mio portafoglio, lo apro e lo posiziono qui. Come al solito, se il video ti è piaciuto metti mi piace, commentami anche qua sotto se hai dei dubbi e scrivi i tuoi trucchi per andare a suonare in un locale senza rompere le scatole a tutti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!